Bentornati agli amici di Viterbo TV e dell'opinione di Viterbo e Provincia Nord. Stiamo preparando l'edizione del 2 dicembre 2010. Iniziamo parlando del caso Gradoli. Ci sono infatti novità venute dalla Camera di Consiglio convocata dal PM Renzo Petroselli per nominare i periti che dovranno eseguire le nuove indagini sul pick-up della Mitsubishi che sembra essere, da quello che dice l'accusa, sembra essere stato usato da Paolo Esposito per spostare i cadaveri di Tatiana in Elena. E, durante la riunione di ieri presso il Tribunale di Viterbo sono emerse le considerazioni degli avvocati della difesa che hanno sollevato un'eccezione in quanto si è praticamente aperto un nuovo procedimento parallelo a quello che è già in atto presso la Corte d'Assise per il presunto omicidio delle due donne. Il nuovo procedimento invece vede coinvolti i tre nuovi indagati sospettati di favoreggiamento personale. E l'accusa non ritiene corretto l'andamento secondo il quale le ricerche di tracce ematiche e biologiche sul cassonato della Mitsubishi dato in prestito a Paolo Esposito debbano essere eseguite in sede di un secondo procedimento e quindi non davanti alla Corte d'Assise, escludendo di fatto gli avvocati della difesa. Per quanto riguarda il caso Gradoli è tutto, passo la parola a Roberto Boni. Grazie Michela. La cronaca continua con due operazioni. La prima condotta dalla Guardia di Finanza che ha portato all'arresto di ben 13 usurai, per la maggior parte residenti nella zona dei Cimini, precisamente nel paese di Canepina, a denunciare il reato d'usura una vittima, un piccolo imprenditore edile che da circa 5 anni è stato, diciamo, strozzato dagli arrestati. In buona sostanza, arrivato alla disperazione, l'uomo ha iniziato a fidarsi di una squadra di finanzieri recatisi da lui per un banale controllo. Gli ha iniziato a raccontare tutto, attivando quindi le procedure di indagini. Un caso particolare ci è stato raccontato nella conferenza stampa che si è tenuta da poche ore. In pratica l'uomo una sera, in preda alla disperazione, si è recato nel comando della Guardia di Finanza consegnando una lettera e sparendo poi nel nulla. Gli uomini di servizio, aprendo la lettera, hanno trovato che c'era scritto "vado a fare un bagno al lago e non so nuotare". Subito si sono attivati, hanno dato anche assistenza psicologica all'uomo e grazie alle sue dichiarazioni eccetera sono riusciti a mettere le mani su questa organizzazione che di fatto non costituisce, come ha ben definito il Mongero Chiquinti, un vero e proprio racket, ma comunque sia è un fenomeno di usura emergente che è stato prontamente stroncato dalle forze dell'ordine locali. L'altro fatto di cronaca di rilievo riguarda invece l'arresto di un 38enne vitorchiano e un 27enne a Viterbo, anche se originario di Montepescone. I due sono stati trovati in possesso di droga e armi. In particolar modo il 38enne aveva nella sua casa di Vitorchiano allestito una vera e propria serra all'interno di un armadio con delle apposite lampade e timer, coltivava con cura e con grande abilità delle piante di marijuana, ne aveva due a frutto. I carabinieri hanno stimato che con quelle due piante sarebbe stato possibile confezionare circa 1000 dosi di hashish da piazzare sul mercato, quindi un vero e proprio business anche di notevole portata economica. Nella casa del 27enne invece sono state ritrovate delle armi e proiettili militari, in particolar modo una bomba a mano. E sono scattate sempre nella notte delle perquisizioni su un totale di 10 abitazioni. Gli unici due che sono stati trovati in una situazione di fragranza di reato, appunto, sono il 38enne e il 27enne, che sono stati tratti in arresto. Per la cronaca è tutto, passo la parola al collega Daniele Carmani. Grazie Roberto. Per quanto riguarda la politica, intervista esclusiva a Gianluca Mantuano, capogruppo del PDL a Palazzo Gentili, che parla sia della manifestazione di domenica 5 dicembre, quando il Popolo della Libertà si riunirà a Roma all'Auditorium della Conciliazione contro l'ipotesi di sfiducia al governo Berlusconi. Mantuano parla anche delle possibili conseguenze di un'eventuale caduta del governo Berlusconi su Viterbo, facendo riferimento esplicito a Claudio Taglia e dicendo che, come la volontà popolare vale per
Gianfranco Fini, lo stesso dicasi per Claudio Taglia. Gianluca Mantuano poi concentra un po' l'attenzione su quelle che saranno le prossime elezioni amministrative nella provincia di Viterbo e che vedranno coinvolti ben 21 comuni, e poi passa all'analisi di quella che è la filosofia del cosiddetto gruppo dei quarantenni, una formazione, un gruppo che si è venuto a creare all'interno del Popolo della Libertà e che si riconosce in uno spirito comune e di cui fanno parte anche Francesco Battistoni, Fraticelli, Paolo Bianchini. Sempre per quanto riguarda la politica, prosegue la mobilitazione degli universitari viterbesi contro il decreto Gelmini. Sulla scia di quanto accaduto martedì scorso a Roma, dove centinaia di migliaia di studenti hanno occupato via del Corso prima e la stazione Termini poi, al grido "voi ci negate il futuro, voi ci bloccate il futuro, scusate, noi blocchiamo la città", anche gli studenti universitari che occupano la facoltà di beni culturali si sono mossi in corteo partendo da Scienze Naturali, passando per via della Palazzina, puntando dritto verso Porta Romana e Santa Maria in Gradi, dove ha sede il rettorato dell'Ateneo. Una manifestazione spontanea, una manifestazione che ha portato a tutta una serie di disagi perché si sono verificati tutta una serie di blocchi del traffico stradale. Con questo è tutto, vi auguriamo una buona giornata e una buona lettura dell'opinione di Viterbo e Lazio Nord.